Gli interventi che mi hanno preceduto hanno messo sicuramente in luce che la blockchain è una tecnologia molto importante di grande impatto nel settore energetico. Però credo che sia a questo punto necessario porci due domande fondamentali. La prima è come la blockchain concretamente può essere implementata nel settore energetico. E la seconda domanda è se la normativa nazionale ed europea effettivamente consenta questa implementazione. Chiaramente, per rispondere alla prima domanda, diciamo che la blockchain può essere implementata nel settore energetico se innanzitutto cominciamo a utilizzare questa piattaforma blockchain e soprattutto se cominciamo a far sì che la piattaforma diventi sempre più ampia e sempre più estesa. Perché questo? Perché evidentemente più la blockchain, la piattaforma si amplia, più andiamo, diciamo, a raggiungere quelle che sono le caratteristiche intrinseche della piattaforma stessa. Partiamo dalla definizione, in generale già ce l'ha data, ma torniamoci un attimo. Che cos'è la blockchain? La blockchain è una piattaforma software caratterizzata dal fatto che non c'è un'autorità centrale, non c'è un server che ne determina il funzionamento. Ecco il perché della positività della tecnologia. Non c'è qualcuno che comanda, non c'è qualcuno che controlla, ma la piattaforma è della comunità. Qual è l'altra caratteristica fondamentale? I dati, una volta traslati nella piattaforma, sono distribuiti o diffusi contemporaneamente su tutti i computer che fanno parte della piattaforma stessa e replicati in blocchi uniti l'uno con l'altro come una catena. Vedete la caratteristica che differenzia la blockchain da internet? In internet la conservazione, la gestione, la storicizzazione dei dati è delegata a società e gruppi. Invece vedete nella piattaforma la caratteristica è la decentralizzazione. E siccome i dati sono distribuiti contemporaneamente a tutti i computer, a tutti i nodi che fanno parte della piattaforma, è chiaro che i dati sono storicizzati e immutabili. E allora torniamo al concetto dell'estensione. È chiaro che più i nodi, più i computer che fanno parte della rete sono numerosi, più questa distribuzione multipla e replica dei dati ne rende la modifica fraudolenta, diciamo così, impossibile. Ma chiaramente per poter utilizzare la piattaforma, io cerco sempre di fare un discorso un po' concreto, è chiaro che bisogna attuare il passaggio dalla realtà fisica alla realtà virtuale. Tutto deve essere traslato nella piattaforma blockchain. Persone fisiche, persone giuridiche, quindi aziende, istituzioni, asset e beni. E questo processo attraverso il quale l'identità fisica diventa identità virtuale si chiama identificazione univoca digitale. Ora in Italia attualmente non esiste una normativa che vada a regolamentare l'identificazione univoca digitale, sottolineo attualmente perché a breve è previsto un intervento dell'AGID da questo punto di vista. In mancanza quindi di una normativa che regoli la procedura di identificazione univoca digitale, le piattaforme blockchain hanno colmato la lacuna attraverso una procedura che si chiama Know Your Customer, KYC. Si tratta di una due diligence, di un processo di riconoscimento che fino ad oggi hanno sempre usato le banche e gli intermediari finanziari per identificare con certezza la propria clientela. Nel concreto, il Know Your Customer è una procedura guidata durante la quale avviene una chiamata video, vengono acquisiti dati personali, dati sensibili degli utenti, anche una serie di documenti come ad esempio la vostra carta d'identità o delle bollette. All'esito di questa procedura, cioè all'esito dell'esame di questi elementi, l'identità fisica del soggetto viene validata o meno e soltanto in caso positivo, cioè solo in caso di validazione, ecco che si ha la traslazione
dal mondo fisico al mondo digitale. Che cosa succede una volta che beni e soggetti sono traslati nella piattaforma? Succede esattamente quello che accade nella nostra realtà fisica, cioè le interazioni e le transazioni che oggi svolgiamo appunto a livello fisico avverranno anche nel mondo virtuale e quindi andranno regolamentate. Però la cosa interessante è che l'approccio regolamentare che avviene nella piattaforma è completamente diverso da quello che attualmente abbiamo nel nostro mondo fisico. Perché? Perché nel mondo fisico la legge, che ben sappiamo tutti, è collegata a concetti fisici come giurisdizione, territorio, confine, nazione, stato. La blockchain, come vi ho detto all'inizio, è una piattaforma software. E quindi in questo mondo virtuale, in questa piattaforma, non esistono più questi concetti fisici, non c'è una giurisdizione territoriale di riferimento, non ci sono barriere, non ci sono confini, e quindi ecco che l'approccio normativo deve essere completamente diverso. Qual è l'obiettivo finale? L'obiettivo finale è quello di arrivare ad una codificazione unica che deve valere indistintamente per tutta la comunità blockchain. È chiaro però che prima di arrivare a questo obiettivo finale e ottimale, direi, dobbiamo trovare ovviamente delle soluzioni intermedie, per così dire, di compromesso. Perché? Perché evidentemente nel passaggio dalla realtà fisica alla realtà virtuale a partire dall'anno zero si potrebbero creare dei problemi di conflittualità. Facciamo un esempio concreto, andiamo sempre a scendere un po' negli aspetti concreti. Quando un utente che ha superato l'identificazione univoca digitale, quindi essendosi iscritto sulla piattaforma blockchain, è entrato a far parte di questa realtà virtuale, che cosa succede? Che il suo rapporto giuridico con la piattaforma, come quando voi oggi vi iscrivete su una piattaforma online, questo rapporto giuridico è disciplinato da un contratto che nel nostro gergo giuridico si chiama Terms and Conditions. Cos'è questo contratto? Non è altro che un contratto che stabilisce nei rapporti tra l'utente e la piattaforma una serie di diritti e doveri. Per esempio, il diritto dell'utente di fare uso dei servizi della piattaforma, il dovere dell'utente di fare uso di questi servizi nei limiti consentiti dalla legge, il dovere dell'utente di avere raggiunto la maggiore età per potersi iscrivere sulla piattaforma. Soffermiamoci su questo concetto della maggiore età. Maggiore età per un cittadino italiano coincide con il compimento del 18° anno, per un altro Stato potrebbe voler dire aver compiuto 16 anni, per un altro cittadino ancora significa averne compiuto 21. Ricordiamoci che gli utenti che si iscrivono sulla piattaforma appartengono alle più disparate nazionalità, americani, europei, indiani e così via dicendo. E allora che cosa succede in questo caso? Sempre andando nel concreto, facciamo l'esempio della piattaforma Quadrants. Che tipo di soluzione di compromesso abbiamo trovato? Quella di avere il consenso dell'utente che si iscrive sulla piattaforma di adottare la legge dello Stato dove ha sede il gestore, attenzione, non il proprietario, ma il gestore della piattaforma. Nel caso della piattaforma Quadrants, il gestore della piattaforma è la Fondazione Quadrants, la Fondazione ha sede in Svizzera, e quindi si applica la legge nazionale svizzera. E quindi quando un utente si iscrive su questa piattaforma presta il consenso ad adottare, per tornare all'esempio di prima, anche per quanto riguarda l'interpretazione del concetto di maggiorità, alla legge nazionale svizzera. Un altro esempio, prima vi ho detto che durante il New York Customer chiaramente avviene l'acquisizione di dati personali sensibili, quindi si pone un problema di trattamento dei dati personali e quindi di applicazione della legge sulla privacy. Anche qui, trattante legge sulla privacy, quale andiamo ad applicare? Soluzione di adattamento. Sempre tornando alla piattaforma Quadrants come esempio, adottiamo la legge dove risiede il responsabile del trattamento e se i servizi
che la piattaforma offre interagiscono con il territorio europeo, si applica altresì anche il GDPR, che peraltro è a livello mondiale la normativa più garantistica dal punto di vista della privacy. Attenzione, queste soluzioni di compromesso sono quelle proprio che vuole perseguire l'Unione Europea, perché vi ricordo che con direttiva del 3 ottobre 2018 il Parlamento europeo ha stabilito innanzitutto che gli Stati membri non devono disciplinare la blockchain. La blockchain è una piattaforma software che ha le sue regole, i suoi algoritmi. Quello che gli Stati devono fare è adottare la tecnologia, eliminare tutti gli ostacoli all'adozione della nuova tecnologia e soprattutto, attenzione, adottare approcci normativi che consentano l'armonizzazione dei sistemi e degli apparati per arrivare alla codificazione unica di cui vi parlavo. L'Europa, in poche parole, intende arrivare ad una semplificazione normativa, ad una semplificazione degli iter burocratici ed amministrativi anche attraverso la standardizzazione della documentazione digitale, per arrivare ad una globalizzazione che significa codice mondiale e regoli le interazioni umane. Non a caso vi ricordo che l'Europa ha costituito la European Blockchain Partnership, di cui fa parte anche il nostro paese, c'è una presidenza che cambia annualmente, quest'anno è presidente Marco Bellezza del Ministero dell'Economia, e l'obiettivo di questa European Blockchain Partnership è proprio quella di creare una blockchain, una piattaforma blockchain europea e un digital single market valido sia per la struttura pubblica che chiaramente per le imprese private. In Europa esempi di paesi che hanno già implementato la blockchain, addirittura dell'apparato governativo, sono, per fare semplicemente qualche esempio, l'Estonia, la Slovenia. A livello internazionale abbiamo esempi di eccellenza come il Canada, come Dubai e come Singapore. Vi sottolineo che questo obiettivo della normalizzazione è stato preso anche dalla Consob con il regolamento del 2 gennaio 2019, quindi recentissimo. La Consob, nell'affrontare la problematica delle cripto asset, delle criptoattività e della loro riconducibilità agli strumenti finanziari di cui al testo unico della finanza, che cosa dice? Che andare ad adottare delle soluzioni regolamentative definitorie in questo momento è impossibile, proprio per evitare che la normativa nazionale si ponga in contrasto con la normativa europea che vuole un'armonizzazione degli apparati. A che punto è l'Italia? L'Italia la fotografiamo con il decreto semplificazione del 2019. Allora, l'Italia ha dato con questo decreto una definizione delle tecnologie basate su registri distribuiti, quindi anche della blockchain e anche degli smart contract, rimandando poi all'AGID, quella che vi richiamavo prima, il compito di dare degli standard tecnici, quindi delle regole, perché la blockchain possa effettuare transazioni che producano effetti giuridici pari alla validazione temporale elettronica, il cosiddetto timestamp, e ancora standard tecnici perché lo smart contract possa avere i requisiti soggettivi e oggettivi della cosiddetta forma scritta. Naturalmente l'auspicio è che l'AGID dia nel più breve tempo possibile questi standard tecnici, perché evidentemente essi saranno proprio di impulso a questo passaggio dal mondo fisico al mondo virtuale, cosa che renderà, per tornare alla domanda iniziale, finalmente possibile quella implementazione della blockchain anche nell'ambito del sistema elettrico, di cui poi tecnicamente vi parleranno successivamente gli altri relatori. Grazie.